Ottimo, continuiamo a pescare, che veramente devo mangiare tanto pesce per diventare fortissimo. Oh, forza, su. Freezer. Oh, ciao, mercoledì. Ascolta, devi sistemare il grano. Devi fare un campo, lì c'è la chest. Mi raccomando, aspetta, lavora. Per quale motivo dovrei mettermi a fare il grano mercoledì? Cioè, scusa, non lo potresti fare tu? Non posso, ho altre cose da fare, ma, più importanti. Ma io pure dovrei avere cose da fare mercoledì. Per favore, fammi pescare. Non mi interessa. Ok, brigati. Va bene, lo faccio. Oh mio Dio, per quale motivo mi tratta in questo modo, ragazzi? Continua sempre imperterrita a praticamente, non lo so, provare a rendermi triste. Porca miseria, non ce la faccio andiamo più. Andiamo a giocare. Ciao Zoe, tutto a posto? Ciao. Andiamo a giocare? Guarda, Zoe, al momento non posso purtroppo perché mercoledì mi ha detto di fare un campo di grano. Quindi mi dispiace, vai a giocare magari con qualcun altro. Ma dai, Sbri, io voglio giocare con te, non lo puoi fare dopo? Sì, potrei farlo dopo, però sai, mercoledì potrebbe veramente arrabbiarsi, quindi è meglio se lo faccio subito, non voglio ripercussioni. Ma che te ne frega, Sbri, non va bene questa cosa, che questa qui ti deve comandare, cavolo, ti fa mettere piedi in testa, Sbri, fammi rispettare. No, hai ragione, però mercoledì è mercoledì, sai com'è, è tutta Cupa. Vuole probabilmente uccidermi se non faccio come le dico. Non è che mi faccio spaventare, è che sei sempre comunque una ragazza. Non voglio mica mettermi troppo contro a lei, capito cosa intendo? E che vuol dire? Lei non può fare in questo modo. Che cavolo! Hai ragione, però non ho voglia onestamente di andarci dietro al momento. Preferisco fare quello che dice, tanto è una piccolezza. No, e poi no, smetto. No, Sbri, non ha senso. Cosa? Senti, se non vuoi parlarci tu, ci andrò a parlare io. No, aspetta, Zoe, di cosa stai parlando? No, Sbri, sei il mio migliore amico. Ci penso io, veramente. No, Zoe, aspetta. Vedi che mercoledì è, sai com'è, è una peste. E lei non scherza, sì, mercoledì. Vabbè. Se vuole ucciderti, ti uccide, lo fa senza problemi. Non mi interessa, ma non può farlo, Sbri. Sì, invece che lo può fare, ha una cavolo di falce. Ma lei dice tutte queste cose, sì, ok, ma tanto non lo fa. Zoe, per favore. Mercoledì. Che c'è? Sto scrivendo il mio libro. Non mi interessa. Fammi vedere. E che cosa stai facendo? Allontanati. Oh, ma che bello, è una macchina da scrivere. Senti, mercoledì hai rotto davvero le scatole. Cioè, vallo a fare tu il campo di grano. No, non posso, è più importante il mio libro. Non è vero, devi far... Che cavolo, cioè, non puoi far fare le cose tue a Sbreezer. Prima fai il libro e poi fai il grano. Smettetela, ok? Smettetela a litigare, ok? Vado a fare il campo di grano, non è un problema, Zoe. Dai, forza. Ora... No, non mi interessa. Senti, mercoledì. No, Zoe, cosa fai? Oh, vieni Dio. A prendere mercoledì. Ti giuro, la sto per andare a prendere. Dove sei andata quella mocciosa? Mercoledì, lasciala perdere, ok? Evita di... Oh, mio non Dio. La lascio perdere, Sbreezer. Ma mi ha rubato la mia macchina per scrivere. Io stavo scrivendo il mio libro super importante. Mercoledì... Adesso devo trovare quella... No, non c'è bisogno di andarla a cercare. Facciamo una cosa. Adesso le chiedo di restituirti la macchina da scrivere, va bene? Lo faccio veramente io di cuore, ok? Va bene? Dove vai mercoledì? Perché stai andando verso questa parte? Credi davvero che Zoe potesse andare da verso questa parte? Oh cacchio, non ci voglio credere. No, Zoe, mercoledì. Zoe, no. Ho visto, il mio sesto senso ha sempre ragione. No, mercoledì, lasciala stare. Oh no, cavolo. Zoe ha una cavolo di ascia mercoledì dentro il non suo... Non mi interessa. No, cavolo, mercoledì, ti prego. No, non c'è bisogno di utilizzarlo davvero mercoledì. Oh cacchio. Zitto, Sbreezer, stai zitto. Oh no. Ragazzi, è un problema questo. Zoe, aspetta. Dai, vieni mercoledì. No. Cosa hai fatto? Te l'ho fatta. Cosa hai fatto? Hai visto, Sbri? Così si fa. Non fatti mettere piedi in testa, io scappo. Oh, mercoledì, tutto a posto? Sì, tutto a posto, Sbreezer. Fammi salire. Aspetta, mercoledì, senti qua, fai una cosa, ok? Vattene via. Io adesso gli vado a parlare a Zoe, ok? Non c'è bisogno che tu parli con lei, va bene? No, Sbreezer, non mi interessa. Devo pensarci io da sola. Ma non c'è modo di pensarci da sola. Cioè, lo so che la vuoi uccidere, sì, ma Zoe è una mia amica. Non puoi farle questo. Non mi interessa. Zoe, scappa. Dai, vieni, mercoledì. Oh, cavolo, ma per quale motivo è così tanto psicopatica, sto Zoe? Sto a prendere. Zoe, non ti conviene scherzare così. Non sta scherzando, mercoledì, non sta giocando. Io invece sì.
No, no, mercoledì, lei crede che veramente tu stai giocando? Non vale la pena. Ok, cioè, no. Adesso dammi la mia macchina per scrivere. Non te la darò se non lascerai in pace il mio amico. Ti ho detto di darmela. Se no potrei usare questa falce e ti spaccherò tutte le ossa. Oh, che paura. Veramente, che paura. Cioè, cosa fai, cacchio? Oddio. Ma cosa? È scappata. Dove è andata? Oh, la mia macchina per scrivere mi serve, è importantissima. Cosa ci stavi scrivendo mercoledì con quella macchina da scrivere? Stavo scrivendo il mio romanzo. Il tuo romanzo? Ok, sì. Questo è strano. Senti, è meglio se magari ci pensiamo dopo, va bene? Andiamo adesso a rilassarci un po' nella jacuzzi, no? Non mi rilasserò mai se prima non ti avrò la mia macchina per scrivere e se non farò se non darò una lezione a quella tipa lì. Ok, una lezione che può essere magari un calcetto nel culetto, magari? No. Cosa? Le potrei tagliare la testa come potrei tagliarle tutti gli altri. No. Oh mamma mia, devo trovare un modo per calmare le acque. Cavolo, dove cavolo è andata Zoe? Zoe! Ps, vieni qua, Spree. Ma che cosa? Ma c'è una... Vieni. È una stanza segreta questa dentro questa montagna. Sì, mi sto nascondendo da quella lì, sì. Guarda, qui c'è la sua macchina per scrivere. Oddio, ma stai veramente facendo le cose serie, Zoe, non va bene. Devi nasconderti, lei è seria. Lei vorrà veramente ucciderti. Sì, ma che mi potrebbe mai fare? Non mi può uccidere. Come non può? Ma sei impazzita. Oh mio ma Dio. Ma certo che non può, Spree. Senti qua, aspetta. Aspetta. Oh? Ho sentito qualcosa. C'è qualcuno qua fuori. Ora esco. Tu non fiatare, va bene? Vado. Okay. Oh cavolo, c'è mercoledì. Mercoledì! Oh, che ci fai Freezer, qua? Sto cercando Zoe. Ah, stai cercando Zoe? Wow, incredibile. Sì, voglio farla fuori del tutto. Ah, beh, fuori nel senso che tipo vuoi andarci a spasso insieme, eh? Magari voglio andare in un centro commerciale. Giusto, ok. Giuro, se farà qualcosa a quel romanzo, perché tutta la mia vita ci sto lavorando da quando ero piccola. È proprio finita, non solo per lei, ma anche per te. Ok, per me? Perché? Cosa c'entro io? Perché è una tua amica. E cosa vuol dire? Cioè, la mia amica non vuol dire che debba io avere la colpa di tutto quello che fa. Lo sta facendo per te, Spree, quindi sì, è colpa tua. Ok, senti, va bene, la cercherò allora insieme a te, ok? Tu vai da quella parte, io ti raggiungo. Va bene, Spree. Ok. Zoe. Ma dai, ma l'hai sentita? Ma cioè, può uccidere pure a te? Nah, Spree, dai, sto scherzando. Zoe, mi dispiace, ma devo fare qualcosa. Spree, no, dammila di là. No, non posso, Zoe, non posso. Dammela. Devo restituirla a mercoledì. Devo restituirla a mercoledì. Oh, no, cavolo. Spree. Dove cavolo potrebbe... Ecco, lì. Devo dargli a mercoledì la sua macchina da scrivere per il romanzo. Dammela. Oh, cavolo. Mercoledì! Qua, devi tieni. Dammela. Che cosa... La macchina da scrivere, giusto? Ok? Abbiamo... Oh, eccola. L'hai trovata. Grazie, Spree. Cosa? Posso procedere ad ucciderla? No. Mercoledì. Ehi. No. Aspetta. Ti ho dato la macchina da scrivere, mercoledì. Adesso basta, ok? È giunto il momento di darsi un taglio. Non c'è bisogno che la minaccia ancora, va bene? Intagliarti. Intaglio la sua testa. No. Sarebbe bella idea. No, era un modo da dire. Ma che cavolo? Zoe, a mia via corri verso l'alveare. Pronta? 3, 2, 1. Corri. Mercoledì, senti, no, lascia stare Zoe, ok? Va bene? Allora, facciamo un affare, ok? Io terrò Zoe lontana dalle tue cose, ok? Lontana da tutto. Ma tu, allo stesso tempo, devi provare a evitare di parlare con lei perché è una mia cara vecchia amica, va bene? Se la vedrò, sarà la sua fine. Sì, te lo dico, ok? Arrivo. Oh, cavolo. Devo andare da Zoe, devo vedere, cavolo, che cosa sta facendo. Oh, cavolo. Vieni. Oh, Zoe, tranquilla. Piangi, sfogati. Ci sono le tette che ti fanno distrarre adesso. Zoe, tutto a posto? Spree,
Che cavolo di amico sei che ne hai riportato la cavolo di macchina per scrivere? Io volevo farle uno scherzo, magari potevamo diventare amiche, perché non poteva piacere lo scherzo, dai, però... Zoe, è mercoledì, non puoi fare degli scherzi del genere. Lei vuole tranciare le teste a tutti quanti, è praticamente esatto, figlia di Satana. Volevo uccidermi, volevo uccidermi. Oh, che persona cruenta, no! Ma no. Ma Sbri, tu con che cavolo di persone stai? Un tempo stavi con persone più simpatiche, adesso ti circondi di pazzi. Killer. Io non è colpa mia. È mercoledì che mi è incastrato con una cavolo di figlia, va bene? Io necessariamente ci devo stare a fianco. Comunque, purtroppo. Comunque, hai deciso tu di fare una figlia con non lei. Non l'ho deciso, non l'ho fatto una figlia, ti giuro. Quella figlia, se facciamo il test del DNA, è 100% sua e di qualcun altro, magari, ma allora non mia. Ma perché continui a starci? Perché non fai direttamente questo cavolo di test? La mandi a quel paese, no, la devi tenere con te per è sempre. È vero, Freezer, ma che cavolo? Ma ti rendi conto di come stai trattando Zoe e tutti noi? Mercoledì deve andarsene da casa tua. È una piaga per tutti quanti, specialmente per le mie pette. Basta, Freezer, veramente. Se preferisci stare con delle persone del genere, puoi anche andartene. Non voglio vederti più. Vai via. Cavolo. Io pensavo che Zoe, magari. Oh no. Dovevo davvero fare questo test del DNA per scoprire allora se mercoledì, cioè giovedì, è mia figlia. Oh cavolo, però ha ragione Zoe, per quale motivo ancora non l'ho fatto? Adesso basta, adesso glielo vado a dire a mercoledì. Gli dico di fare il test del DNA una volta per tutte e la facciamo finita, perché non va assolutamente bene. Mercoledì, senti. Che cosa vuoi? Dobbiamo fare il test del DNA. Test del DNA, per quale motivo? Perché sono certo che giovedì non è mia figlia. Ma dai, Sbriser, non dire cavolate. Non è mia figlia, ne sono certo. Dobbiamo fare questo test di DNA, ok? E a me non importa, puoi veramente minacciarmi con una falce, eccetera. Ma io da adesso voglio fare questo test del DNA. Fai come ti pare. Davvero? Hai detto sul serio? Fai come mi pare? Oddio! Va bene, allora però mi dai il tuo DNA. Vattene via. Mercoledì, mi serve il tuo DNA per fare il test. Mercoledì, me lo darai, vero? Sì, contaci. Oh cavolo, non me lo vuole dare il suo DNA. Oh mio Dio, devo praticamente prendergli il sangue mentre dorme. Ma come faccio? Oh porca miseria, devo farlo necessariamente stanotte. Ok, quindi adesso mi vado a preparare. Mi serve una boccetta. Ah, forse so con chi parlare, forse Crucco la saprà. Ok, benissimo, è notte. E adesso ho la siringa con la bottiglia con il quale devo estrarre il sangue di mercoledì, così che poi posso andare in ospedale a scoprire se veramente giovedì è mia figlia. Però dovrei estrarlo anche a mia figlia, cavolo, devo stare molto attento allora. Ok, c'è mercoledì che sta dormendo e anche giovedì. Ok, quindi adesso vado da lei. Ok, devo solamente... Ecco, ok. Dovrei in teoria prendere il sangue e... Ok, perfetto, ce l'ho. Il sangue di mercoledì. Adesso dovrei prendere anche il sangue di giovedì. Quindi adesso... Ecco. Ok. 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 Ecco qua. Ok, perfetto. Ho preso i due sangue, giovedì e sangue di mercoledì. Adesso posso finalmente andare in ospedale e a scoprire se è veramente giovedì è mia figlia, è mercoledì, è sua madre. E soprattutto il mio sangue devo prendere adesso. Però lo farò in ospedale. Ok, bene così, bene così. Bene, 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 bene. Allora adesso andiamocene in ospedale. Però è notte, cavolo. Solitamente di notte l'ospedale è infestato da creature maligne, cavolo. Oh no. Meglio andare a... Entriamo comunque. È tutto scuro, non si vede nulla. Oh mamma mia. Vediamo chi arriva. C'è qualcuno? Ehi là! Oh no! Lo sapevo, c'è lei di questo turno di notte. Ok, trattiamola bene, va bene? Senza che ci dia problemi. Ok, salve. Io dovrei fare un test del DNA. Dovrei scoprire se questa bambina e questa mamma e il mio, insomma, pure di sangue siano correlati.
Quindi per capire se veramente lei è mia figlia. È possibile farlo, signora? Oh, ok, ok, sta funzionando, ragazzi, sta funzionando. Ok, fortunatamente ci vuole dare una mano. Ok. Oh, mamma mia, fa veramente paura ogni volta arrivare qua. Ok. Bene. Mi devo sedere. Ok. Sono seduto. Io ho una siringa qua, va bene comunque. Ok, va bene, io la do. Ecco a lei. Ok. Cavolo, era meglio quando dormivo. È finito. Oh, mamma mia. Quindi mi sta per dire se adesso, giovedì, è davvero la mia figlia. Oh, mio Dio. Quanto ci metterà? Devo aspettare tanto, signora? Meglio forse farla fare le cose. Intanto, secondo voi, che cosa dite? Che è mia figlia? Non lo so. Però so solamente che molto probabilmente lo scopriremo nel prossimo video. Quindi mi raccomando, cliccate questi altri video per altre avventure e iscrivetevi al canale, perché solo il 67% di voi non è iscritto. E noi ci becchiamo in un prossimo e nuovissimo video. Ci si becca!